deputato non ha reso l'interrogatorio, ha reso solo dichiarazioni spontanee, dichiarandosi innocente, quindi estranea a qualsiasi evento che abbia causato l'incendio. Ad oggi le indagini dovranno proseguire, eventuali responsabilità, ma gli stessi fatti devono essere ancora accertati. Non abbiamo neanche gli esiti dell'esame dell'autopsia, quindi ad oggi non è sicuro neanche che cosa abbia causato la morte, come è stata causata, l'ora del decesso. Quindi diciamo siamo in una fase ancora tutto deve essere accertato. Ovviamente il giudice, per la sicurezza di tutti, anche dell'indagata, ha ritenuto di confermare questa misura della custodia. Da oggi ci potremo mettere tutti fattivamente al lavoro, anche la difesa, per dare il contributo in maniera coscienziosa alla ricerca della verità e anche alla ricerca di ogni strumento, di ogni elemento utile alla difesa della nostra cliente.